Salve, la domanda sorge spontanea: cosa ci fai con una tuta, fra l'altro sana e intatta, in una giornata del genere? Semplice, non avevamo mai fatto figure di merda sulle pit bike. È arrivato il momento di farle. Mi sto grattando le palle da quando ho messo la tuta, perché l'ultima volta che l'ho messa mi hanno fracassato una costola e mi hanno sfasciato la moto. Pronti per fare schifo anche sulle pit bike? Mancavano giustamente all'appello le pit bike. Siamo a Colico, veramente dietro l'angolo, fra l'altro con la pioggia. Di solito il traffico è bello scorrevole, infatti oggi è stato scorrevolissimo. Con il tempo che ci abbiamo messo a venire qua andavamo tranquillamente a girare al Mugello, molto probabilmente anche con le spese più o meno siamo là. Meglio che non ci pensi, non sono assolutamente mai stato su una pit bike, e farlo dentro questa pista qua, che praticamente sembra un toboga con i muri a un centimetro dalla testa, diciamo che come premesse non è che siano proprio buone. Disperati del gruppo sono Fede Buonedo, anche lui venuto da dietro l'angolo, da Torino, anche lui secondo me spendeva meno se andava al Mugello, quindi bene così. Gli altri ragazzi sono qua, stanno per entrare per il primo turno, quindi vediamo quanto fanno schifo loro e poi andiamo a fare schifo noi insieme. I wanna see you in the morning, wake up when you say hello. Che spettacolo! Turno finito, mi sono divertito come un cane di bambino. Ma che figata, bellissimo. Senza contare che qui non è asfalto. Credo che le piste su asfalto siano ancora più divertenti, essendo molto più larghe, sono ancora più divertenti. È un problema. Perché adesso ho l'ennesima scimmia, non pensavo veramente di divertirmi così tanto. Fiducia su gomme, su movimenti, meno di zero, veramente. Ogni movimento la moto si scompone, fa quello che vuole. La sensazione dei primissimi giri era veramente stranissima. Che cazzo è sta roba? Ma il gas è inesistente, madonna, cos'è? Ma il gas c'ha la corsa di un millimetro, non frena nulla? Madonna, ma cos'è sta roba? Ma che sensazione di essere ancora più handicappato delle moto grosse qua. Abbiamo girato in 1.03, stranamente non siamo tra gli ultimi, quindi già è una cosa sensazionale. Buon Marco ha fatto 1.01. No, ma io non vado mai, non sono bravo. 1.01. Noi però prima volta 1.03, non ci credo nemmeno io. Però adesso andiamo a sentire i commenti degli altri disperati. Guardate, qua fanno veramente il debriefing. L'unico che poteva schiattare, chi è che poteva essere? Presente, colpa sua, di quello là, vestito di verde. È riuscito a cappottarsi. È riuscito a cappottarsi. Porco Dio! Difetto di fabbrica della pompa, si è bloccata, io sono volato in avanti. Non bene però questa cosa. Adesso ci riprovo. Non contento, vuole spaccarsi anche l'altra spalla. Vedo delle facce abbastanza stanche. No, siamo del gruppo di quelli rilassati. In realtà io non ero in pit bike, ero in bici, per quello sono andato. Ah, ecco. Ho una graziella. Ok. Ora si spiega tutto. Là c'è gente che va fuori. Prossimo turno vediamo se riusciamo a migliorare. Magari si riesce a vedere un 1.01. Secondo turno. Turno youtuber. Youtuber, instagrammer. Forte, ma quanto far finta di andare forte. Sono assolutamente d'accordo. Ok ragazzi, secondo turno, vediamo di capirci qualcosa in più a sto giro. Abbiamo il Buonedo davanti, andiamo a ripressarlo un po'. Attenzione, staccata, prova a infilarsi, non va.
Gli chiude la porta il buon Edo. Incrociamo le traiettorie, stiamo facendo da tappo. Attenzione, chiude la porta. Battaglia serrata qua. Questo pezzo qua mi mette ansia. Questa non la azzecchiamo mai. Siamo di non... Oh mamma mia! L'anteriore mi ha detto ciao. Ci ho fatto proprio ciaone. Primo jolly della giornata. Cioè se con le moto grosse non riesco a parlare, qua è ancora peggio. Oh mamma mia, largo. Mi son visto il muro nei denti. Mamma mia, secondo jolly. Dio buono, il buco del sedere che non ci passa neanche filo d'erba. Sembra di andare sul sapone. Non mi dà la stessa fiducia che mi dava prima. Eppure è la stessa moto. Ah, mi sto scimmiando come un demente. No, non mi dà fiducia come prima. Non so se è l'asfalto magari un po' più freddino di prima. Comunque sta piovendo da 60 giorni fuori, quindi sarà anche qua bello umido essendo tutto aperto. Vediamo almeno di scendere al 2, cazzo. Voglio scendere al 2 almeno. Anche se come potete sentire dal parlato, il fiatone comincia a essere importante. Ho visto un 2, ma sono divertentissime, cazzo, ma io veramente non credevo. Cioè mi hanno sempre detto sì, sono divertenti, ma è difficile abituarsi. Sì, non è semplicissimo, la sensazione è di andare comunque sulle uova, però secondo me come allenamento invernale è veramente veramente buono. Cioè comunque ti fai tanto fiato perché continui a spostarti da una parte all'altra col culo, e quindi aiuta questa cosa. Ho anteriorata anche qua, e comunque visto le continue perdite di anteriore è un aiuto anche per la sensibilità, quindi cazzo veramente non pensavo. Bello, bello, davvero bello, mi sono divertito come un bimbo, davvero bello, figata.
ma che figata è, che spettacolo, cazzo. E vendo un 899 mai vista. Vendo 899. Compro tutte pit bike, solo pit bike, 10.000 euro di pit bike. Ma non potevamo drogarci come le persone normali, scusate. Invece, invece di drogarci, noi spendiamo ancora di più, ci inventiamo questi passatempi. Che è una droga. Ma la soluzione è una. La figa! Secondo e ultimo turno finito, in questo turno qua le anteriorate si sono praticamente sprecate, come avete potuto vedere dagli onboard ho perso diverse volte l'anteriore. Non so se è causa mia che avevo preso fin troppa confidenza o perché l'asfalto cominciava a raffreddarsi un po', però mi sono divertito davvero un fottio, quindi i 4.000 km e i 4.000 euro spesi oggi quantomeno mi hanno fatto divertire. Abbiamo fatto schifo, ma non schifissimo, abbiamo sparato un 1 e 2 che comunque come primissima volta sulle pit non è neanche così merdoso. Ringrazio tutti i ragazzi per la compagnia, è stata veramente una compagnia bella, ci siamo divertiti, l'ignoranza c'è stata, quindi la giornata può concludersi nel migliore dei modi. Non iscrivetevi, non lasciate like, non seguitemi su Instagram. Ci vediamo a un prossimo video, buonanotte ai suonatori.